Bene, seguitiamo sull'onda che avevamo cavalcato poco fa. Questa è la seconda parte dell'intervista al dottor Giorgio Vitali che ci illustrerà la sua particolare visione No, no, suffragata dalla dalla letteratura di altissimo letteratura livello, e da quanto di dalla letteratura documentale storica di alto livello. vediamo costantemente asseverato. Questa è la Sulla storia. bibliografia della storia, ad I esempio. banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo del Oh, grande una storico storia Leon Poliakov, che ebreo. ci è stata raccontata in maniera molto distorta, perché vediamo invece che il papato e l'ebraismo sionista bancario ha sempre convissuto alla grande, Alla grande. condividendo il bottino. Esattamente. Direi a questo punto che eventuali discrasie non possono che ascriversi a una questione di divisione del bottino, Infatti. che qualcuno ne voleva di più e qualcuno di meno. Ma siamo sempre nell'ambito di una divisione, sempre a maggiore dei grazia, dei gloria, sempre a gloria del Signore, guai al contrario. Allora continuiamo, pagina, e lo diciamo, pagina 996. D'altra parte, alla fine del XV secolo, il sistema delle concessioni particolari si modifica e si semplifica, essendo queste ormai rilasciate dal solo Papa. Quindi cosa faceva il Papa? Il Papa ha avocato a sé tutte le concessioni agli ebrei di aprire delle banche. È evidente, il Papa non si fidava dei vescovi, perché sennò i vescovi gli fregavano i soldi. Allora dice, lo faccio io, la concessione la faccio solo io, capito? Ecco. Sotto forma di patente, quindi uno doveva chiedere la patente per poter, ma non solo nello stato della Chiesa, dello stato In tutto il pontificio, mondo in urbi tutti, terracqueo, oh, e soprattutto in Italia. ma in base a Bonifacio VIII, la bolla di Esattamente. Bonifacio VIII e Esattamente, successive. esattamente. Essendo questo ormai rilasciato dal Papa, sotto forma di patente, ai finanzieri ebrei direttamente, senza più passare attraverso il principe. Quindi viene escluso il potere laico. Il problema della vittoria, cioè la risultanza che nella lotta delle investiture è risultata vincitrice la Chiesa, Sì. perché l'impero è alla fine decaduto miseramente e la lotta per la conquista della preminenza all'interno del territorio e del, diciamo, controllo costante sul territorio dopo il periodo, diciamo, di interregno fra il 400 e il 500, E in qui siamo cui ormai nei si, principi si, rinascimentali, esattamente, il si. rapporto è più forte del Papa nei Esattamente, confronti di questi in principi. cui ricade l'esempio del sacco di Caprarola, che dicevo, di Esattamente, Capranica, che dicevo prima, esattamente. era così in tutto il territorio anche dell'Agro Romano e in Romagna, nelle Esattamente. Marche e così via. Certo. Ricordiamoci il brav'uomo principe Valentino, no? Brav'uomo proprio, poi è di filiazione diretta del Papa, quindi Certo. essendo figlio del Papa non poteva essere che figlio di Dio. Andiamo avanti. Oh, Come è vero o è Lucrezia, come vero? Lucrezia. Il primo atto di questo tipo di conosciamo fu rilasciato da Innocenzo VIII nel 1489 a Leone di Nursia di Mantova. Tra l'altro il nome Leone è tipico degli ebrei. Il rilascio della patente era motivato dalla necessità di tollerare gli ebrei per poterli portare alla vera fede. Mica, quello è tutto finalizzato a maggior gloria del I Signore. nostri fratelli maggiori, non Oh, a ci maggior scordiamo gloria del la frase Signore. che in questi ultimi anni va per la maggiore. Portare gli ebrei alla vera fede, che scherzi. Io ti do il corpo, ti faccio guadagnare, tu mi dai la percentuale e andrai sicuramente in Dopo ti paradiso. mando una fotografia in cui si dimostra che le grandi religioni monoteistiche in realtà sono una Una sola, sola. in cui si vede l'arabo steso a pregare a Terra. ginocchioni, appoggiato col mento per terra, il cristiano in ginocchio che prega il Sì. Signore è sulle spalle Sì. dell'arabo e l'ebreo che sta sulle spalle Il del cristiano cristiano che sta in piedi che col parla Talmud. direttamente con Yahweh. No? Esattamente.
Allora, per il pericolo che facevano correre alle anime le usure cristiane. E per la circostanza, sì, il cristiano era un usuraio, l'ebreo era un patentato, era un usuraio patentato. Sì, aveva la patente del Papa, no? E per le circostanze particolari di Mantova ampiamente dettagliate nel testo. Nel 1499 un contratto concluso tra la città di Cremona e alcuni ebrei veneti specificava che sarebbe stato compito di questi ottenere a loro spese delle lettere apostoliche in modo che i cittadini di Cremona e lo stesso comune siano liberi, esenti e protetti da qualsiasi contaminazione di peccato, dalle interdizioni scomuniche e da qualsiasi altra censura ecclesiastica. È una cosa oscena. Io vorrei soffermarmi un momento a questa considerazione tipicamente pretesca. Allora, siccome io stabilisco che l'usura è peccato, tu poveraccio sei morto di fame, porti, che ne so, dei calzini sdruciti all'ebreo, il quale ti presta ad usura dei soldi con i quali tu devi sfamarti, tu sei peccatore perché il Papa ha detto che se tu utilizzi l'usuraio ebreo sei peccatore. Però se l'usuraio ebreo ha la patente del Papa, non è più peccato. Non è più peccato. Quindi ovviamente il Papa dice: no, attenzione, noi facciamo queste cose. Tu ebreo paghi la tangente sull'usura e quindi sei legalizzato. Salvo i miei fedeli e tu sei legalizzato dal peccato. Eccezionale, no? Veramente eccezionale. Ma andiamo avanti. Questo era Borgia, 1499 era Alessandro VI. In fondo era logico rilasciare le patenti direttamente ai principali interessati, incaricandoli così di stornare i fulmini ecclesiastici dalle teste dei cristiani. E quando mai? È l'ebreo che, pagando la debita cifra, storna i fulmini di Dio. E beh, d'altra parte gli ha detto Dio in terra. Pare giusto. Dio mio, ma io Dio. Dico, come cavolo è possibile che la gente accetti passivamente una cosa del genere? Nei secoli. Nella loro forma definitiva del XVI secolo, le patenti dei banchieri, stereotipate, ma con leggere varianti, parlavano delle cecità ebree a cui bisognava porre rimedio, della comodità dei cristiani poveri, niente meno. E dichiarare. Sì, come la pubblicità che fa Pozzetto, quel bastardo cocainomane che fa la pubblicità sui compro oro. Sì, compro oro. E certo. Una cosa allucinante. Il Pozzetto. Pozzetto, figlio mio, è un pozzetto. Una cloaca. Più che un pozzetto è una cloaca. È il pozzo dei desideri, capito? Ammorbidita dalle suppliche e dichiaravano che ammorbidita dalle suppliche degli ebrei la Santa Sede assolveva il principe, i giudici e gli ufficiali da ogni censura in cui potevano incorrere per la tolleranza o privilegio da loro accordati ai richiedenti. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, dicevano una volta. Il fratone lo diceva. Con quest'acqua e questo vento, chi è che bussa il mio convento? Non scherzavano loro, capito? Andiamo avanti. È da notare che nel XVI secolo, comunque, dopo il 1530, queste patenti non erano più rilasciate a nome del Papa, ma a nome del Cardinale Camerlengo. Quello che gestiva il patrimonio. Esattamente. Il cui ufficio in questo modo disponeva di una rendita superiore. Si erano industrializzati, si erano emancipati, avevano creato i ruoli, le competenze, le funzioni e quindi delegato ad altri anche delegato ad altri la responsabilità e la figura. Si scannavano per diventare camerlenghi, no? Ma guardi, i borghese all'epoca sono diventati loro. E perché gli ultimi camerlenghi che cos'erano? Ultimi? Certo, i Chigi. Ai tempi di Pio VI, di Paolo VI, scusa, di Wojtyla, eccetera, che erano i camerlenghi. Vediamo, andiamo.
La prima patente di questo genere che conosciamo è quella rilasciata nel 1530 da Agostino Spinola ad un ebreo di Ferrara. Nel XVII secolo l'Inquisizione romana metteva in dubbio la validità di certe patenti di allora rilasciate da cardinali camerlenghi e gli stessi ebrei cercavano di farsele confermare direttamente dal Papa. Bel giro, no? Il camerlengo ti dava una cosa. Osceno. Facevano il doppio gioco, facevano il triplo gioco, sappiamo. Poi si inseriva la corte costituzionale di allora. Il papato. E dicevano, allora gli ebrei andavano dal Papa, il quale chiedeva ovviamente qualche altra cosa. Un'altra tangente, mi pare ovvio. Fu il caso di quelle dei milanesi nel 1541, sembrava che fosse un paese civile l'Italia nel 1541, ed era peggio di oggi. Così, a partire dal pontificato di Paolo V, 1605-1621, le patenti furono nuovamente rilasciate dal Papa. E questo aveva capito, gli era sfuggito, gli stava sfuggendo prima, i buoi dal recinto. Naturale. Prima aveva avvocato a sé le patenti, poi le aveva date ai vescovi, siccome i vescovi le incameravano e se le passavano tra i loro e le loro amanti, giustamente, o spese o scene che questi facevano, il Papa se le ha riavvocate a sé. Poi ha detto no, la assegniamo ai camerlenghi, poi i camerlenghi facevano ancora peggio dei vescovi e il Papa ha detto no, questi soldi me li prendo tutti io, ad maiorem dei gloria, giusto? E infatti... attorno al 1540 incomincia le dinastie che poi sono arrivate nei giorni nostri. Esattamente, andiamo avanti. Verso il 1587 Sisto V riorganizzava la protezione della banca ebrea e introduceva un sistema di registrazione che ci permette di conoscere con buona precisione il meccanismo di questa protezione, così come la sua estensione territoriale. Quando qualcuno si indigna e si stupisce dell'esistenza dello IOR, si dovrebbe leggere un po' di storia, no? Lo IOR è uno schizzo, è uno scherzo, è uno sputacchio nei confronti della realtà. È rimasuglio di quello che è rimasto, che è lì. Non a caso Ratzinger è stato costretto alle dimissioni perché è uscito con il racconto che il 65% di tutti i beni mobili mondiali ce l'hanno questi amici qui che raccontiamo. Amici, certamente. Allora, ci permette di conoscere con buona precisione il meccanismo di questa protezione, così come la sua estensione territoriale. I registri aperti in quell'epoca, studiati da tale Levinson, tanto per non cambiare sui nomi, ci mostrano a Roma e ad Ancona un moltiplicarsi del numero dei banchi. Abbiamo 70 nella sola città di Roma alla fine del XVI secolo. Via dei Banchi Vecchi, Agostino Chigi, ce lo scordiamo? Esattamente, erano dei pochi che non era ebreo, ma comunque genovese, peggio degli ebrei. Nella sola città di Roma alla fine del XVI secolo, 70 banchi nella sola Roma. Una società veramente basata, la società cattolica del Papa, veramente basata solo sull'usura e sulla rapina. Le decime. La cui proliferazione, che andavano a prendere i preti direttamente dalle puttane, che lavoravano sui pellegrini. Capito? La cui proliferazione si spiega molto bene con i benefici che ne traevano i cardinali camerlenghi. Di una bellezza eccezionale questo libro. Le comunità ebraiche e i rabbini, d'altro canto, cercavano di limitare il numero delle banche. E pare ovvio che evitavano le concorrenze. È chiaro. Così come vedremo più avanti, in un responsum datato 1625, Leone di Modena distingue a questo proposito tra le condotte dei principi e le tolleranze rilasciate dal Papa nel suo Stato. Inferiori di meno valore alle condotte dei signori, poiché nel caso di una condotta il principe non può favorire altri banchieri senza l'accordo del titolare della concessione e il Papa d'altro canto si riserva sempre il diritto di soddisfare le richieste di altri ebrei che sollecitano una tolleranza. Giustamente il Papa la chiama tolleranza, vabbè.
Io sono amico di tutti, voglio il bene dell'umanità, soprattutto degli ebrei. Tu non mi puoi chiedere, tutti. Non mi puoi chiedere la privativa, no? Io devo accontentare tutti quelli che postulano per andare in paradiso, io li devo accontentare. Quindi a Roma c'erano un proliferare, no, mi pare giusto, di banchi che altrove non c'erano, perché ovviamente l'impegno che il principe laico prendeva nei contratti di un contratto era più seguito rispetto a quello che poteva tenersi al Papa, il quale ovviamente non poteva che obbedire al messaggio di Dio. Quindi Dio dice, io, no, Dio dice, non è così, andiamo avanti. Sembra che nello Stato Pontificio, intorno al 1600, il prezzo di una patente di banchiere fosse di 250 scudi. Equivalenti a? Non è uno scherzo. Gli scudi del 1600, io non lo so adesso, potremmo fare... Scudi d'argento erano da 20 grammi d'oro. Non puoi... 20 grammi circa. Non puoi farne il... bisogna saperlo, insomma, bisogna avere gli equivalenti storici. Comunque 250 scudi non sono uno scherzo. Tale era, in tutti i casi, il suo valore commerciale. Per quanto concerne gli altri stati dell'Italia, solo il caso di una corrispondenza commerciale della metà del XVII secolo ci permette di conoscere il prezzo di una bolla di tolleranza pontificia accordata agli ebrei del Principato di Monferrato. Per circa 12 anni, pensiamo che questo prezzo comprendesse anche le licenze per i banchieri, era di 240 scudi, in più il rabbino di Roma, Vita Corcos, riceveva 50 scudi quale gratifica per il suo interessamento. Mi pare ovvio. Tutti dovevano mangiare. Tutti. Allora, quello chiedeva la cosa. C'era l'intermediario che giustamente era il rabbino di Roma, non poteva essere che il rabbino della città eterna, il quale si interessava e pigliava i suoi 50 scudi. Per intercedere presso chi? Presso il Papa. Giusto? Giustissimo. Non ho parole. Questo si chiamava Vita Corcos. Vediamo dunque che, contrariamente a tenaci leggende, né la moltiplicazione dei monti di pietà, né le misure rigorose prese nei confronti degli ebrei dai papi della Controriforma hanno avuto un'influenza determinante sull'esercizio della banca ebraica. Ovviamente aveva una percentuale al Papa. E cazzo vai, che la lasciava correre. E secondo te, domanda, questi proprietari di banche ebrei, ad un certo, che lavoravano in Italia, ad un certo punto hanno cominciato a nascere le banche dal nome italiano, no? Quelle che noi conosciamo, da dove nascevano? Queste... Ma è chiaro, qui siamo alla fine del 600, ti immagini. La secondo te chi era? Chi sono gli azionisti? Non... Guarda, di naturale... Nata dal nulla è soltanto Venere, la quale è nata dalle acque dell'oceano. Hanno anche Minerva, che è nata dal cervello di Zeus. Sì. Gli altri sono tutte trasformazioni, giusto? Andiamo avanti. Verso il 1670 o 1675, un consultore anonimo constatava: pontefici zelanti che hanno duramente colpito gli ebrei, come Paolo IV, che li ha rinchiusi in un ghetto, e Pio V, che li ha espulsi dallo Stato ecclesiastico, e altri che hanno decretato misure rigorose contro di essi, hanno tutti permesso questo uso delle banche. Allora che fai? Cacci gli ebrei, non usurai, perché non ti danno una lira. Perseguiti gli ebrei poveri, che non ti danno una lira, però dai le concessioni a pagamento agli usurai ebrei. Mi pare logico. Questa è la logica del cattolicesimo. O no? No, ma è anche la logica che si ripete nel corso dei secoli. Esattamente. Esattamente. Cioè, quelli che fanno comodo, no? Ci restano, e come? Come? Non rompono, lo fanno pure i ministri. Ma no, quegli altri lo rompono i coglioni. Capito? L'ebreo povero, è lo stesso discorso della persecuzione degli ebrei nell'ultimo secolo. E io che l'ho detto, Non ha mai coinvolto gli ebrei ricchi. Mai. Anzi, no, nemmeno si chiamavano ebrei, perché quelli si chiamavano ebrei, quelli si chiamano israeliti. Giusto? Ecco. Infatti, è solo nel 1682 che il papato riesce, almeno su questo punto, a riformare i costumi
del 400, quando il gioco impersonale delle forze economiche permetteva finalmente la realizzazione di un vecchio sogno francescano, cioè di prendere consistenza all'interno dello Stato Pontificio. Fusse che questo sogno è stato mistificato dall'attuale Papa, il quale, essendo gesuita, si è fatto chiamare Francesco? E è arrivato a conclusione il progetto, potrebbe essere. I francescani puntavano, tant'è vero che i francescani sono sempre stati al servizio delle più oscure brame del papato, perché furono i francescani quelli che provocarono la caduta di Girolamo Savonarola, provocandone la fine per conto del Papa, perché Girolamo Savonarola era un grande, uno che rompeva le palle era, un po', rompeva le palle, era un grande ed era, intellettuale, ed è morto proprio nel 92. Esattamente. È morto proprio nel 92. Quindi nel pieno di questa lotta di poteri che c'era stata. Esattamente. Quindi è morto, è stato ammazzato. È stato ammazzato. Vabbè, bruciato anche lui, anche lui. Esattamente. Come Giordano. Esattamente. Solo che Giordano Bruno è stato bruciato vivo e Savonarola è stato prima impiccato e poi bruciato, capito? Quindi sono cose estremamente interessanti, così come ad esempio un altro personaggio che però aveva connotazioni molto più laiche, che è stato Arnaldo da Brescia, che è stato bruciato nel 1155, prima però grande tribuno romano, voleva anche lui riappropriarsi del potere della Repubblica Popolare, la Repubblica Popolare, morto anche lui, prima impiccato e poi bruciato. Bene, in conclusione di questo andiamo avanti, per trovare intanto un piccolo consuntivo fin qui, di quanto detto fin qui, possiamo dire che il papato è colluso fino al midollo con l'ebraismo sionista e bancario, che è probabilmente anche perfettamente sovrapponibile? Esattamente, ne sono perfettamente convinto e questa è la prova. Ora, chiunque dicesse queste cose senza questa sostanziale prova non potrebbe dirlo, perché sono pure supposizioni. A questo punto noi sappiamo esattamente come stanno le cose. Il Vaticano prendeva la tangente dagli usurai ebrei, punto e basta. Quindi una tangente sulla tangente. Quindi se pure i Vangeli e la Bibbia affermano che l'usura è un grande peccato, la Chiesa ha continuamente peccato. Certo, ma l'ha fatto indirettamente, faceva speccare gli ebrei che poverini, no, per loro non era peccato, quindi loro pagavano soltanto la tangente. Come scoparsi la donna infertile che non produceva attraverso il buco fatto nel lenzuolo, no? E non c'era il contatto carnale. Non c'è il contatto carnale, quindi non provo il pisello non è carne. Non provo alcuna sensazione, anzi concedo onestamente e generosamente il mio seme. Questa è la tecnica utilizzata da questi personaggi. Se resta tempo, io vorrei entrare nel merito di un'altra cosa molto interessante. Andiamo. Che riguarda un giudizio, abbiamo tanti altri libri, poi parleremo alla fine di quest'altra cosa, ma questo è un elemento veramente interessante perché riguarda un giudizio, è questo, il testo è questo. Il testo è questo e il discorso è molto semplice. Qui si parla del ruolo delle CTN, che sono le corporation transnazionali, cioè le multinazionali. La cooperazione c'è. C'è un pezzo di articolo, una frase, che riguarda la divisione internazionale del lavoro reciprocamente vantaggiosa nel sistema capitalistico. Bibbia della scuola neoliberista, questo è un'opera che è stata stampata, attenzione, è stata stampata da Edizioni nell'anno 2000, anzi è stato scritto nel 1985, stampato nel 85, però dice le cose come stanno. Bibbia della scuola neoliberista è l'opera del noto economista americano R. Vernon,
fine delle sovranità. In essa è detto che nell'epoca dell'interdipendenza sempre più accentuata, attenzione, questo quando lo diceva Vernon nell'80? Nell'80, fine della, beh, dovrei andarlo a vedere nella nota. Il libro è stato stampato. È il leader dei neocons. Esatto, è stato stampato nel 1985. Dunque, Vernon l'ha scritto ovviamente prima, è un testo fondamentale. Qui ci sono, ovviamente si parla di tutti gli scenari internazionali, però questo a noi ci serve semplicemente. Quindi, per dire, parliamo della scuola di Chicago? Esatto, quello che a noi oggi interessa di sottolineare è che tutte queste cose non arrivano oggi, arrivano nel tempo, da moltissimo tempo. Sono state, prima che programmate, sono state studiate da loro signori, i quali hanno visto quale poteva essere la previsione e gruppi di potere si sono inseriti nell'ambito di quello che abitualmente viene considerato come un automatismo sociale e l'hanno accelerato mettendo se stessi nel loro interesse. La logica è di questo tipo. Abbiamo visto con la signora Carrozza che già 3 anni prima di essere nominata ha detto tieni pronta, esattamente, che quando arriva il momento devi essere prima disponibile. Prima però ti dobbiamo far diventare quello che poi servirà, che sei professoressa ad altissimo livello di una scuola di altissimo livello culturale, una cosa... Ti dico, guarda, quelli del MIT venivano qui a chiedere informazioni alla signora Carrozza, no? Cioè, anzi, c'era una emigrazione, venivano tutti qui in Italia all'Istituto Sant'Anna, no? Tutti qua. C'era... Peccato che Einstein è morto, perché sennò veniva anche Einstein a chiedere informazioni alla signora Carrozza. Mozzarella detta in carrozza. Sposata in carrozza. In carrozza. Andiamo avanti. Allora, fine della sovranità. In essa è detto che nell'epoca dell'interdipendenza, sempre più accentuata, ci troviamo ancora ai primordi della globalizzazione. La globalizzazione non è stata ancora teorizzata né proposta come meta, no? Però già parlava dell'annullamento della sovranità. Del progresso scientifico e tecnico, dei successi senza precedenti nel campo dei trasporti, dei collegamenti e delle informazioni, lo Stato nazionale diventa un anacronismo. E invece noi sappiamo, e lo dobbiamo affermare oggi, che lo Stato nazionale è l'unica difesa dell'integrità del singolo individuo uomo. Deve essere inattaccabile. Perché ce lo dimostrano loro. Il progresso scientifico e tecnico renderebbe inutili e superate le funzioni economiche tradizionali dello Stato. Guarda un po' come li chiama funzioni economiche. Economiche e non tradizionali. Non e tradizionali sociali. Dello Stato. Anche economico. Lo Stato economista, quindi lo Stato che nazionalizza le imprese economiche. I fautori della prospettiva neoliberista di sviluppo dell'economia mondiale pensano che il mercato, cioè le CTN, quindi quando loro pensano al mercato, se lo ricordi i nostri amici che ci stanno seguendo adesso, quando loro dicono mercato, in realtà loro pensano alle multinazionali. Le banche e gli istituti internazionali sono in grado di governare l'economia mondiale in modo molto più efficace di quanto possano farlo i numerosi e spesso impotenti stati nazionali. Infatti l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo adesso, che queste previsioni sono idiote, false, compromissorie e sostanzialmente vili, perché servono solo per garantire... Finalizzate al perseguimento di un determinato fine. Di interesse per loro signori. Essi ritengono che il principale soggetto dell'economia cosmopolita sarà la CTN, ripetiamo, le multinazionali. Il professore del Massachusetts, Kindleberger, scriveva agli inizi degli anni 60 che sono passati i tempi dello Stato nazionale quale unità economica. Quindi queste teorizzazioni loro le hanno fatte già. Queste ipotesi venivano. Ciao. Queste ipotesi economistiche venivano lanciate a raffiche successive per creare il solito discorso delle bugie e delle menzogne costantemente ripetute,
per poi farle arrivare una alla mente, mentale, a un condizionamento, sì, e farle ritenere poi verità, verità consolidate. Perché lo dicono mentale, tanti scienziati, lo dicono tanti ricercatori economisti, sicuramente è vero. Esattamente. Ma il concetto è lo stesso. Il Papa che chiede la percentuale perché deve dare l'autorizzazione all'usuraio ebreo, perché se no quel povero disgraziato che va a chiedere i soldi all'usuraio ebreo va pecca, va all'inferno. Allora tu mi devi dare i soldi, io ti do l'autorizzazione, se no è il mio fedele che va all'inferno, non tu che tanto non c'ho io un tornaconto, che sei ebreo, non io che c'ho un tornaconto, capito, quello è marginale, è un effetto secondario, assolutamente, ma te scherziamo, è un effetto collaterale non voluto. H. Johnson ha descritto con cura ancora maggiore la prospettiva della fine della sovranità statale. Il problema centrale del futuro è il conflitto tra le forze politiche del nazionalismo e le forze economiche che operano nella direzione dell'integrazione economica universale. Siamo lì. Allora qui a questo punto è vero che il bolscevismo era una struttura voluta dall'alta finanza internazionale per assediare l'Europa. È stato, ma è altrettanto vero. È stato uno dei tanti tentativi messi in atto dagli stessi. Allora, però è altrettanto vero che nel pieno del bolscevismo, coloro che credevano all'economia di Stato, credevano all'economia di Stato, indipendentemente che fossero resi edotti che il bolscevismo era stato pensato dall'alta finanza internazionale. Ma loro però arrivavano al mondialismo attraverso l'aggregazione di altre nazioni politicizzate al comunismo internazionale. Sì, l'internazionale comunista era una formula anche quella per, attraverso gli, sì, stati, comunque, esatto, ideologicamente aggregare il, sì, mondiale. Mi riferivo a un'altra cosa, lo so, stavo dicendo, però era un'altra, sì, strategia per ottenere lo stesso risultato. Io stavo dicendo esattamente un'altra cosa, stavo dicendo che cioè nel momento in cui il comunista, quello che credeva nella nazionalizzazione, della statalizzazione degli enti pubblici, era uno che credeva a questo, non stava a dire sì perché me l'hanno fatto fare, certo, no, loro. È chiaro. Ecco, quindi lo scontro che in realtà c'è stato tra un'ideologia comunista e liberista era da parte di non molti, perché poi li abbiamo visti, i post-comunisti tutti venduti, quindi è tutta gente, sappiamo, che già aveva capito l'antifono. E beh, abbiamo visto qui, ne parlavamo un attimo fa, a proposito dei nostri governanti, che sono tutti ex DC, tutti ex DC e collusi e con la mafia delle banche. Quello, quindi, che noi chiamiamo catto comunisti. E questa gente qui, c'era anche della gente che in buona fede pensava all'opportunità della nazionalizzazione di certi enti, di utilità pubblica. Andiamo avanti. Il problema centrale del futuro è il conflitto tra le forze politiche del nazionalismo e le forze economiche che operano nella direzione dell'integrazione economica universale. Questo conflitto, quindi, quando noi praticamente oggi parliamo di certe operazioni di carattere mondialista, non è che ce ne siamo resi conto adesso, non è che denunciamo un complotto perché ci viene in mente di dirlo ci e perché siamo complottisti. È che qui, questo qui, loro l'hanno espresso in maniera molto chiara negli anni 60. Quando non esisteva neanche il concetto del complottismo. Esattamente. A prioristicamente. Quasi un secolo fa. Questo conflitto si va sviluppando ora tra gli stati nazionali e le corporazioni multinazionali. Nello scontro la bilancia sempre a pendere, almeno ad uno sguardo superficiale, dalla parte degli stati nazionali, e qui siamo a un livello in cui loro non avevano ancora vinto, ma in prospettiva le forze economiche avranno il sopravvento su quelle politiche. Chiarissimo, eccoci arrivati. Questo è stato scritto nel 1960. 50 anni fa. Alla fine il governo federale mondiale sarà l'unico regolatore efficace dei problemi economici mondiali. Il governo federale mondiale che sarà diretto esclusivamente da loro signori. In questo passo viene esplicitamente formulata la strategia a lungo termine dei monopoli orientati verso la creazione di imperi economici sovranazionali. È comune a tutti l'indirizzo neoliberista,
la tesi secondo la quale le CTM, cioè le multinazionali, sono una forza motrice dell'internalizzazione dell'economia capitalista mondiale. Non lo diciamo noi oggi perché siamo complottisti, lo dicevano loro negli anni 60, ripetuto qui in un libro pubblicato in Italia nel 1985. I neoliberisti affermano che proprio con l'aiuto delle CTN, per la prima volta nella storia, si giungeranno soltanto alla libertà di commercio, che non significa nulla, perché sarà la libertà di commercio di loro signori, gli altri non potranno commerciare niente. Non esisteranno solo, più, appunto. Come i 5 milioni di partite IVA italiane che fra qualche anno o pochi mesi ancora esisteranno. Esattamente, proprio questo. Mentre non ci sarà talmente libertà di commercio che oggi hanno fatto delle leggi per cui fra poco non si potranno commerciare più prodotti che non siano OGM. Il mio orto. Ma anche mie sementi. Verranno loro signori a calpestarlo. L'hanno già fatto tante volte. Ma anche alla internalizzazione della produzione e alla specializzazione internazionale sulla base della divisione del lavoro a livello delle imprese. Per cui questo aspetta questa multinazionale, questo aspetta quest'altra multinazionale e il popolo non c'entra un cazzo. La creazione di complessi economici nazionali e l'autonomia economica delle economie nazionali sono considerate retaggio del passato poiché a loro parere questi obiettivi sono inconciliabili con l'efficienza economica. Posso inventare quello che vogliono? Dice l'efficienza economica. Assolutamente una bagionata. Così assurda. Come il Papa diceva che voleva salvare i suoi l'anima dei suoi fedeli che l'anima degli mortacci sua. I soldi presto agli ebrei. Capì? Vabbè. L'anima degli mortacci sua. No, non l'anima dei fedeli. Gli obiettivi nazionali e in particolare l'indipendenza economica costano troppo agli stati e ai popoli, affermano i seguaci del neoliberismo, perché invece no, è vero, le multinazionali non ci costano. No. Allucinante. La via del nazionalismo economico e del protezionismo, dicono, significa arretratezza cronica economica e tecnologica, basso livello di vita, fame e disoccupazione. Infatti adesso non c'è la fame, non c'è la disoccupazione, non ci sono i suicidi, perché comandano loro. Per legge non ci sono i suicidi. Perché non appaiono in televisione, non appaiono sui giornali, oramai nascondono anche i fatti della cronaca, non solo la verità concettuale, sociale, filosofica, scientifica, anche la verità sulla cronaca. La negazione, in nome della libertà di stampa. Certo. Un elemento interessante della concezione dell'interdipendenza è lo scetticismo nei confronti della convenienza delle conquiste territoriali e della restaurazione dei vecchi ordinamenti coloniali. Non si tratta del pacifismo dei teorizzatori delle CTN multinazionali. La semplice espansione territoriale viene ritenuta economicamente inefficace. Oggi sussiste il pericolo di una guerra nucleare. S. Okita, che non se lo conosce, ha scritto: viviamo in un secolo nel quale le azioni belliche sono semplicemente controindicate. Dal punto di vista del metodo economico, della spesa ricavo, input-output, è assurdo, ad esempio, accrescere gli armamenti per la difesa degli investimenti privati all'estero. Aveva capito tutto questo? Cioè, questa è la ragione per cui è finito il vecchio colonialismo. Certo. Tanto il colonialismo lo fanno lo stesso. Il vecchio colonialismo ha creato delle classi dirigenti a loro prone, a loro servizio, e non c'è più bisogno di tenere della gente in divisa da ufficiale. Gli fanno il condizionamento mentale dalle elementari in poi. Appunto. Chi è più schiavo di chi non sa di essere schiavo? Certo. Quest'ultima considerazione naturalmente non significa che i neoliberisti sono in linea di principio contrari all'impiego della forza per l'instaurazione nei paesi di recente indipendenza di regimi favorevoli alla loro integrazione nell'economia capitalistica mondiale. Lo dimostra tutto ciò che sta avvenendo in Africa, no? Dove il vecchio colonialismo si presenta con una veste ancora più feroce, perché utilizzano tutti gli strumenti che li affidano ovviamente a quei poveracci, no? Che uccidono per conto dei vecchi colonialisti. Lenin scriveva che
opinione secondo la quale i cartelli internazionali offrono la possibilità di sperare nella pace tra i popoli sotto il capitalismo è teoricamente assurda e praticamente è un sofisma. E ci troviamo perfettamente d'accordo con Lenin. L'unica cosa che ci dispiace è che Lenin scriveva bene, ma razzolava male. Ma questa è un'altra molto male. Noi ci accontentiamo al momento di della sua solo quello che lui scriveva. Dichiarazione, sì, sì. E ritengo che a questo punto dobbiamo aver detto un po' tutto. Allora, che cosa vogliamo fare? Che cosa è rimasto di tempo? Molto. E allora proseguiamo. Questo è il numero del Borghese di maggio 2013, nella quale viene presentato un libro di Emidio Novi che racconta come gli stati abbiano ceduto la loro sovranità alla finanza mondialista. Questa è la presentazione di un libro che ci pregiamo di commentare, perché ed è veramente interessante. Oddio, dopo tutto quello che abbiamo detto, questo è un surplus, ma siccome buona parte degli italiani sono sprovveduti, è bene che ci sia anche questo video. L'autore, il libro di Emidio Novi, La dittatura dei banchieri, edizioni Controcorrente 2012. La globalizzazione finanziaria, la cosiddetta turbofinanza, ha preso il controllo delle economie occidentali e sta impossessandosi anche di quelle dell'est ed orientale, come prevedevano questi signori. Gli uomini e le entità coinvolte sono gli stessi. Impongono governi, manipolano, giostrano. Sulla pelle e sulle altre rotondità della popolazione, inebetita, frastornata, spesso suicida. Il denaro che genera denaro a dismisura per quel 2% di popolazione mondiale che controlla il 95% delle ricchezze del mondo. Senza regole, senza remore, senza cuore. Ma né più né meno di quello che facevano i nostri amici papi in Italia, quando pigliavano la tangente dagli ebrei per dargli agli ebrei il permesso di prendere la tangente. Vabbè, però bisogna dire, a ragione della logica e della ragion pura, no? Che in effetti non è che facevano molto danno, visto che parlavano di boiate assolute di nessuna consistenza reale, dell'aldilà, della salvezza dell'anima, cioè in fin dei conti è vero che rovinavano le famiglie, no, andando a depredarli dei beni anche allora con i giannizzeri eccetera eccetera, però alla fine dei conti facevano molto meno male di quello che fanno oggi qua, perché ci raccontano che siamo in uno stato sociale, in uno stato di diritto, in uno stato in cui c'è la libertà di stampa, la libertà di parola, la libertà di azione, di movimento e quant'altro, di impresa, articolo 41, 42 eccetera eccetera eccetera, e in realtà tutto questo non c'è e viceversa ci assillano, ci affogano, ci subissano in questa vita reale qui, non nell'aldilà, il che è molto peggio. Sì, è vero, però in ogni caso è inutile, noi dobbiamo dirlo assolutamente, questi papi erano dei volgari cialtroni, erano dei volgari prosseneti, erano di quelli che favorivano a soldi e lo sputtanamento generale, perché questa è la cosa, no? Che differenza c'è tra il Papa che piglia la percentuale, perché si tratta delle usure praticate dagli ebrei, La prende anche adesso, sì, perché il debito pubblico italiano va a finire, sì, nel 65% esatto, dei buoni, esatto, dei sovrani che hanno, esatto, i IOR e tutte le altre, esatto, banche controllate dal Vaticano. Esatto, è quello che costoro hanno sempre fatto. È chiaro. Esistono fondi sovrani, hedge fund e multinazionali che hanno bilanci superiori al PIL di molte nazioni del terzo mondo. Esiste il mondo finanziario globalizzato che non dorme mai, che erode i risparmi e brucia le ricchezze dei più poveri, spesso rappresentate dalle commodities necessarie ad alimentare l'opulenza del mondo, i cui proventi quasi mai vanno a beneficio delle popolazioni locali, e guai a provare ad infrangere le regole. Chavez, Lula e Kirchner Docent. Esiste una casta, non solo italiana, che vive e diffonde balle e bolle finanziarie. Spande velenosa retorica rigorista e monetarista, pensando che l'aumento a dismisura della pressione fiscale,
da noi siamo al 65%, posso creare le condizioni di ripresa economica e di sviluppo, pensando che tagliando il sociale con l'accetta i consumi possono incrementarsi. Quando tutti, anche e soprattutto loro, gli uomini dei bottoni, sanno che la liquidità di sistema è scomparsa e le banche domestiche ben si guardano ad alimentarla, preferendo acquistare titoli di debito sovrano, anche italiani, e rendimenti fatti volutamente diventare alti, ma sempre dalle agenzie ratingiche che noi abbiamo denunciato, esatto, varie volte. Esattamente. Ma sempre garantiti da buoni parametri fondamentali della nostra economia: avanzo primario, aumento export. Lo fanno con denaro BCE che gli costa l'1% per avere rendimenti garantiti al 4-5%. Fanno il tifo per lo spread, guardo un po', d'accordo ed in perfetta sintonia con le agenzie di rating che con metodo criminale e cadenze preordinate ne alimentano la crescita, di cui sono i proprietari, neanche tanto occulti. Queste agenzie sono le stesse che davano tripla A alla Lehman Brothers prima del rapido default. Il senatore Novi, avendo fatto parte del sistema che ha cercato inutilmente di arginare lo strapotere della turbofinanza, narra della resa incondizionata della politica, occasionalmente ma legittimamente rappresentata da Berlusconi, fino al novembre 2011, alle oligarchie finanziarie trasversali Merkel, Obama, Goldman Sachs e compagnia cantante. Ponti è e resta il loro nunzio apostolico. Il presidente napoletano lo ha prima battezzato e poi cresimato. Sua sponte, lui può. Chi sarà l'atteso? Papa? Soprattutto chi e cosa rappresenterà? Domanda molto interessante. Con la risposta l'abbiamo già data. Noi lo sappiamo adesso. La lui domandava a questo tre mesi numero, fa, due mesi fa. È appunto del Borghese 2013, la data, e bastava leggere questo libro, perché è un libro che non di larga diffusione, ma comunque reperibile, dove è stato scritto esattamente queste cose, erano state programmate, viste, programmate, previste e immaginate da intellettuali del loro regime, esattamente mezzo secolo fa, quindi questa cosa era stata scritta. Tu lo sai della persecuzione e dell'allontanamento dei gesuiti dai centri di potere nel corso dei secoli, no? Perché rompevano le palle in continuazione. In continuazione. Ecco. E com'è che adesso all'improvviso sbuca fuori sto cazzo di papa, primo papa gesuita? Com'è? È così. È così. Guarda. Qui c'è un'altra cosa che va presa in considerazione. Qatar Power. Perché queste cose ci spiegano, ecco, le mani sull'Europa. Cosa fanno questi signori? Mettono le mani economiche e finanziarie sull'Europa, non loro direttamente, ma attraverso i Qatar o Qatar che si chiami, e questi schifosissimi emiri o che sia, che a me piacerebbe veramente morissero tutti di un colpo solo, no? Ecco, questa gente qua agisce per conto di loro signori, perché loro signori sanno perfettamente che devono mandare avanti l'islamico adesso, sia sotto forma del finanziere, sia sotto forma dell'islamico che piglia picconato un cittadino per strada. Sono la stessa razza, sono loro. L'islamico che piglia picconate non è l'islamico che conosciamo noi, che difende la sua autonomia come l'ha difesa in Libia e lo sta difendendo oggi in Siria. È l'islamico che è stato mandato da loro signori per creare una situazione di preterrorismo che loro hanno programmato. Come il convertito. Esattamente. Come il convertito, quello che sappiamo. È sceso in politica un po' d'anni fa. Esattamente. Dopo essere stato per anni a Repubblica. Esattamente. Più volte convertito. Manca solo che si convertissero all'induismo. Però c'è qualcosa di interessante. E facciamo vedere questo.
perché è interessante, perché il progetto mondialista di questa gente prima o poi va sempre a puttane, perché gli casca il granellino nell'ingranaggio. Esattamente, imprevisto, imprevedibile. Esattamente, si è bastato soltanto l'articolo, non lo diciamo noi, lo dice Panorama, e quindi Panorama da questo punto di vista dice le cose come sta. Che cosa credono di fare? Adesso che c'è stato l'accordo tra la Cina e l'India, dove Cina e India prove di alleanza per tenere lontano l'Occidente, non è una banale alleanza commerciale, è alleanza vera, laddove la Cina e l'India per decenni sono state sempre avversarie. Allora che cosa diciamo? Abbiamo tutta una operazione che parte dalla Russia, no, parte dall'Iran, Iran, Siria, Russia e stati vicini alla Russia, Cina e India. È tutta la stessa cosa. Ma adesso la Turchia, che ha capito che sarebbe stata tagliata fuori, ha chiesto anche lei e si è inserita anche lei. Ma in quale tour? In questo tour, in questo accordo, non nell'accordo occidentale e occidentalista. Poi abbiamo tutta l'America centro-meridionale, abbiamo tanti paesi del Medio e dell'Estremo Oriente, vedi l'Indonesia, che non accetta più il potere di questa gente. Dove vogliono arrivare? Sono state varie condanne di banchieri lì, anche esattamente, Soros, certo, non so se lo certo, sai. Certo, hanno anche condannato, mi pare, se non vado errato, in Indonesia hanno anche condannato, mi pare, a morte Bush, hanno condannato un sacco di gente, non riescono a prendere, può anche darsi che lo prendano prima o poi, non è detto, capito? Quindi questi che cosa vogliono raggiungere? Vogliono incrudelire in Italia perché si sentono poco sicuri e quindi chiedono delle leggi, hanno messo al governo gente loro, in modo tale che possano portare avanti delle leggi liberticide, lo sappiamo, però tutto sommato che cosa sono? Circondati, questo mi ricorda il gioco fondamentale giapponese, che è il gioco del Go, che non consiste nel mangiare le pedine, ma nel circondare le pedine dell'avversario. Chi riesce per primo a circondare l'avversario nella maniera più ampia possibile. È come il gioco che sta dietro la dama, come si, è filetto. Ma filetto è diverso, il filetto è diretto, qui invece il Go, che è una specie di filetto, perché si gioca nello stesso scacchiere, diciamo, con gli incroci più stretti, è un gioco che appunto consiste nel circondare le pedine dell'avversario. Che cosa sta facendo la Cina? Gioca il Go, perché quella è la loro regola, sta circondando l'Occidente. Che cosa vogliono fare questi? Si vogliono servire dello sceicco qua, del sto cazzo dell'emiro? Ma l'emiro dall'oggi al domani crepa, finisce in un incidente stradale, finisce in una bomba che gli buttano e sarebbe ora, così smette di tormentare il mondo e le sue proprietà, probabilmente, soprattutto quelle di cui è proprietario oggi in Europa, per conto di loro signori, potrebbero finire nelle mani degli europei, viva Dio. E con questo vorrei concludere questa intervista, perché ce n'abbiamo un'altra da fare che è ugualmente piuttosto importante. Grazie a tutti e a risentirci al prossimo video.